La struttura parla da sola. È stato interessante il fatto di armonizzare il nuovo inserimento con tutto l'attorno urbanistico in modo da evitare fratture grosse rispetto al preesistente. Quindi abbiamo cercato di inserire la costruzione in maniera che si fondesse in automatico con le preesistenze. Abbiamo usato elementi materici del posto, abbiamo creato tipologie che si rifacessero alla tradizione, quindi chi percorre Pozzolengo e tutto l'entroterra del Garda vede che è pieno di cascine, di corti, l'uso dei materiali col mattone, l'intonaco, i coppi vecchi, il legno, uso dei materiali naturali tipo pavimentazioni in pietra. Abbiamo usato esempio dappertutto come discorsi interni anche il travertino, che è un materiale, diciamo, che è caldo e nello stesso tempo resistente.